Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un nuovo videoblog, quindi vi porto con me di nuovo per questa settimana e il video di oggi sarà in realtà un video in collaborazione con QBird, che è un marchio di spazzolini da denti che ha un design pazzesco. Infatti sapete che non sono solita portare questo tipo di contenuti sul mio canale, ma il design dello spazzolino da denti mi è piaciuto così tanto che ve ne parlo. Ho registrato l'unboxing mi sembra ieri sera. Poi però mi sono resa conto che mancava la parte iniziale di questo vlog. Scusatemi, questi giorni che sto cercando di vloggare tra lavoro eccetera sono veramente incasinata, e quindi vedrete prima questo spezzone di video e poi ci sarà l'altro con l'unboxing. Comunque niente, vi lascio all'unboxing dello spazzolino da denti e poi torniamo col vlog. Allora, eccomi con l'outfit di oggi per andare in ufficio. Indosso gli orecchini, questi qua di Amazon, che tra l'altro mi sta facendo un sacco di complimenti per questi orecchini, nonostante siano veramente delle bigiotterie, diciamo, di Amazon. Questa camicetta, che è una vecchia camicetta di H&M, che era un po' che non usavo, ed effettivamente è sempre bellissima, perché quella fantasia del vestito che ho anche, e che secondo me sta da Dio con tutto, praticamente. Poi ho la cintura di Celine, questi pantaloni che sono i miei soliti decider, che sono quelli che utilizzo tantissimo per andare in ufficio, e poi sotto metterò penso i mocassini o le scarpe da ginnastica, adesso devo ancora decidere. Buonasera, allora, sono in una fase in cui mi sono resa conto che stavo vloggando e non ho più vloggato, quindi in questo momento è venerdì sera, sono appena tornata da casa di una mia amica e poi stasera un impegno, ma volevo far vedere delle cose perché in realtà mi ha portato delle cose. Una cosa era per una collaborazione, quindi una cosa che devo farvi vedere per una collaborazione, le altre invece sono dei regalini che mi ha portato, poi vabbè, una cosa che mi serviva, non so dove mettervi, sto pagando perché non so dove piazza, aspettate, devo accendere qualche luce e poi iniziamo questa sorta di unboxing, perché sono proprio appena rientrata in casa, quindi è ancora tutto spento e sapete che queste case, soprattutto poi sono gialle, poco luminose eccetera, devo accendere tutto. Allora, vi piazzo lì e cominciamo questo unboxing, perché mi ha portato questo sacchettino che vabbè è di Ted Baker, ma non c'entra niente. Allora, partiamo dal primo regalino che mi ha fatto, che sicuramente vi prenderete per scema, ma guardate cosa mi ha regalato! Mi ha portato le gocciole, che qua dovete sapere che sono un bene rarissimo, perché praticamente non capita mai di trovare, anzi no, non esistono, cioè non sono pervenute qua in Arabia Saudita, e quindi come l'abbia portata dall'Italia sono stracontenta, è stata super carina. Poi mi ha portato una cosa, vabbè ragazze, questo... sapete che ho la mia tallonite e questi sono veramente salvavita. Poi mi ha portato un regalino che ha preso, scusatemi, ci sono dei momenti in cui, ragazze, non sparisco, sono qua. Praticamente mi ha portato una cosa da Melissa, che se non lo so se siete di Torino o meno, comunque la conoscerete perché Melissa è una bioprofumeria di Torino molto famosa. E mi ha preso, ragazze, questa, cioè non so se... sapete che sono nella mia fase pinzette varie, guardate cosa mi ha trovato, cioè ragazze l'adoro, ne volevo comprare una a forma di conchiglia perché mi piaceva tantissimo e adesso me l'ha portata lei, cioè lei ha la capacità di leggermi nel pensiero, non capisco come sia possibile, adesso ve la faccio vedere un pelino meglio, magari allo specchio. Aspettate, sto usando questa macchina fotografica questa sera come se fosse, aspettate, non mi mettere anche a fuoco, guardate che carina. Cioè, l'adoro. E io non so come sia possibile che questa mia amica in qualche modo abbia la capacità, ogni volta che desidero qualcosa, lei in qualche modo riesce a leggermi nel pensiero e a regalarmi quella determinata cosa. È la stessa persona che mi ha regalato, vabbè, questa collanina qui, e praticamente come se si fosse messa in d'accordo con la mia migliore amica, che mi ha regalato un braccialetto praticamente identico. La stessa cosa, un anno io mi sono comprata un bracciale a forma di conchiglia, quello di Cézanne dorato, e lei me l'ha regalato, ma regalato lo stesso, cioè nel senso ha la capacità in qualche modo di leggermi nel pensiero e comprare, cioè regalarmi alla fin fine quello che in realtà mi sarei comprata da sola, quindi sono molto contenta. Faccio vedere l'ultima cosa che c'è all'interno di questo sacchettino, che in realtà è per una collaborazione, e aspettate, è una collaborazione con questo marchio che si chiama QBird, di cui voglio parlarvi sia in questo vlog, ma poi ci sarà anche un altro magari nel vlog successivo in cui ve ne parlo un po' di più, perché purtroppo mi è arrivato questa cosa qua, doveva essere parte diciamo integrale di questo video dall'inizio, in realtà mi è arrivato adesso. E niente, guardate tra l'altro il packaging, che figata che è, mi piace da impazzire. Aspettate che vado a prendere un coltellino così lo apro. Allora, vi ho messo un pochino più in alto così magari riesco a
stare un po' più vicino senza dovermi chinare troppo. Allora, vediamo un po' com'è, perché sono stracuriosa. Il packaging, vi giuro che pensavo fosse un puzzle quando è arrivato, molto carino. All'interno c'è tutta questa roba, che adesso andiamo a scoprire cos'è. Questa penso sia la custodia per portarlo in giro. Questo è lo spazzolino, penso che questa qua sia il caricabatterie, e questi sono i... si chiamano i brush, quindi lo spazzolino vero e proprio. Adesso vado a costruirlo, anzi faccio qua, lo costruisco e poi torno. Allora, ho appena notato una cosa, che dentro questo contenitore dove ci sono gli spazzolini in realtà ce ne sono due, quindi arriva con due, che è una figata, perché è spesso il problema che ho con lo spazzolino. Ah, aspettate, ah è carico, aspettatevi, come faccio a spegnerlo adesso? Ah, non pensavo fosse carico, pensavo fosse scarico. Comunque, quindi ve lo posso far vedere anche in azione. Ragazzi, carino. Poi l'ho preso di questo colore rosa, che mi era piaciuto un sacco. Adesso lo montiamo. Guardate che carino. Scusate, mi sto imparando a usarlo. Guardate che bellino. È praticamente rosa, fatto in questo modo. Ha i dettagli oro rosa. Guardate che bello, è proprio veramente super chic, ed è di quegli spazzolini da denti che in realtà si spostano, adesso ve lo faccio vedere, vibra, lo proverò a utilizzare questa sera, sono molto curiosa, e niente, esteticamente bellissimo ragazzi. In più ha questo, che è l'aggeggino diciamo per trasportarlo, quindi lo si smonta, aspettate, lo si smonta, e poi qua, ah guardate che figata, praticamente si mette all'interno questo, e poi qui... c'è questo dove si piazza lo spazzolino. Guardate che carino, cioè guardate spettacolo. No vabbè, sono innamorata, non pensavo fosse così carino questo packaging. Così anche la custodia chic dove poter mettere il mio spazzolino. E poi adesso andiamo ad aprire anche il caricabatterie, che dovrebbe essere molto semplice, semplicemente un cavettino. Perfetto, è un cavettino di quelli USB-C, quindi se ne avete anche altra casa, se lo perdete si può tranquillamente diciamo ricomprare e trovarlo ovunque. E poi ha USB. E vediamo un attimo, aspettate che lo tiro fuori. Presumo si faccia da qui sotto. Non ho ancora letto le... eccolo qua, sì esatto, da qui sotto praticamente c'è questa copertura che va a coprire la parte dove si carica, semplicemente si ricarica in questo modo. Io adesso stasera lo metto in carica, anzi stasera mi sa che lo utilizziamo insieme, così scopriamo come funziona, scopriamo anche se mi trovo bene. Ragazzi, esteticamente mi piace da impazzire, ed è perfetto secondo me per il viaggio, anche con questa custodia super chic grigia. E non avevo capito che arrivava in questo modo qua. Ragazzi, sono stracontenta, mi piace un sacco. È la prima volta che accetto una collaborazione per una cosa di questo genere, e sono stracontenta di averlo fatto, perché ne vale veramente la pena. È super super carino. Si chiama Kiwi Bird il marchio. Guardate che carino, tra l'altro, che mi piace un sacco. Buonasera, allora, mi sto preparando per andare a dormire, volevo usare lo spazzolino con voi, almeno capire come funziona, perché è leggermente diverso rispetto ai soliti spazzolini che utilizzo, perché il mio spazzolino elettrico normale è di quelli rotondi, diciamo. Questo qua è leggermente diverso, quindi sono curiosa di riportarvi la mia esperienza. Tra l'altro mi devo ancora fare la skincare, mi sono appena struccata e devo farmi la skincare, e mi lavo prima i denti però. Prima però vi dico una cosa, dovete sapere che io mi porto sempre il dentifricio dall'Italia, infatti sto utilizzando ormai da un po', insomma, questo di Antica Erboristeria, e mi piace un sacco. Non so per quale motivo non mi piacciono i marchi che hanno qua, perché hanno di solito soltanto tipo la Colgate, queste cose qui, tipo questo che è assolutamente tremendo, questo lo usava Andrea, non mi è mai piaciuto. Preferisco di gran lunga questo tipo di prodotti, se no utilizzo quello di Equilibra. Sono stata pessima, non ho letto le istruzioni, e ho scoperto praticamente che, allora, qua c'è l'accensione, quindi così è acceso, schiacciando il pulsante semplicemente di accensione. Qua si aumenta l'intensità della vibrazione, e ricliccando questo pulsante si può cambiare, vedete che ci sono diversi settings. Praticamente cliccando questo si possono selezionare diversi settings, cioè movimento circolare, movimento laterale, e poi ci sono altri tre che devo ancora scoprire esattamente cosa sono, però molto figo, perché effettivamente non avevo mai avuto uno spazzolino da denti che potesse cambiare tutte queste diverse
modalità, infatti mi piace un sacco. E niente, super approvato, mi è piaciuto un sacco. E tra l'altro il design è fighissimo, vabbè, sarà una delle cose che mi piace più di tutte probabilmente il design. E quindi adesso ufficialmente archivio il mio vecchio spazzolino da denti automatico, che verrà cambiata la testina, lo utilizzerà probabilmente Andrea. E questo diventerà il mio personale. Il mio outfit di questa sera per andare a cena dagli amici: ho questo vestitino di Berluc in lino, mi piace tantissimo. Un vestito con la schiena, non so se riesco a farvelo vedere, comunque insomma la schiena scoperta, quindi bisogna metterlo senza reggiseno. E poi ho la mia borsetta fidatissima ormai di Vanessa Bruno. Buonasera, allora sono appena rientrata da questa cena, la mia amica ha fatto degli gnocchi al pesto veramente buoni fatti in casa, e poi ha fatto anche delle sorte di... come si chiamano già? Non mi viene in mente come si chiamano in italiano. Come si chiamano? Avete presente? Di spiedini, spiedini di melanzane con una salsa veramente veramente buona al pomodoro, peperoni e tofu, veramente veramente buono. E poi c'era un formaggio in stile feta, anche quello veramente buono. E niente, sono piena come un uovo, però adesso facciamo insieme skincare. E poi vi faccio vedere anche questa cosa nuova di cui volevo parlarvi, che in realtà, ripeto, sarà una clip che avevo registrato nel vlog precedente, ma poi mi sono resa conto di aver ho fatto un po' di casino in quel periodo lì, ho cancellato delle clip attaccate, quindi praticamente ho dovuto ricominciare a attaccarlo a un nuovo vlog. Quindi diciamo che questo vlog sarà una sorta di giornata insieme, partendo da sera e andando fino alla sera di domani. E niente, quindi facciamo un po' di skincare. Tenete conto che, apriamo un attimo la parentesi skincare, ho fatto dei video dedicati alla skincare nell'ultimo periodo, ma non voglio che diventi l'argomento predominante, perché l'argomento predominante qui parla sempre di comunque acquisti, shopping, moda e soprattutto borse, che però ho dovuto fermare un po' in questo periodo perché avete visto, ho fatto una vendita abbastanza grossa delle mie borse. Poi vabbè, non so ancora quando è che vi carico il video in cui faccio vedere la borsa nuova che ho comprato dopo aver venduto le altre, però in ogni caso ho dovuto bloccarla un po' perché sono un po' in una fase in cui non so ancora se e quando traslocherò, dove mi troverò, dove andrò, e quindi non posso continuare a acquistare borse perché se no non so dove metterle come per portarle con me, e sarà anche un po' un casino dovessi decidere appunto di spostarmi e spostarmi in Italia eccetera e portarmi dietro tutto, sarebbe un casino. Quindi ho dovuto bloccare un attimino l'argomento borse perché non ho più potuto comprarne, e diciamo che l'unica cosa che posso fare è fare appunto questo video mensile in cui faccio vedere la borsa del mese, vi faccio una sorta di what's in my bag, e in cui ne parliamo un attimino. Però più di tanto in questo periodo non sono riuscita a fare. In più sono anche stata poco dietro alle nuove uscite delle borse, semplicemente perché sono stata molto 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 presa dalla fine del dottorato e insomma dalle ultime fasi del dottorato, e quindi non sono neanche più stata tanto dietro all'argomento, diciamo. E niente, comunque adesso vado, mi strucco, mi metto in pigiama perché sono ancora vestita col vestitino. Ah, ve lo faccio vedere magari, perché non ve l'ho fatto vedere allo specchio, ma è veramente un vestito veramente figo. Questo è un vestito che mi hanno mandato dal marchio Berluc, e l'avete già visto anche a Roma, perché è un vestito in lino, quindi mi piace veramente tantissimo. Come vedete però, essendo lino, si stropiccia un po', su quello non posso farci un granché, e l'ho messo insomma con questi orecchini che sono quelli di Amazon, che assomigliano a quelli di Bottega Veneta, tra l'altro sto utilizzando tantissimo. E poi come accessori sempre gli stessi, questa collana, questa di Maman e Sophie, che mi è stata regalata dalla mia amica qua di Kaust. E poi qua ho questi ciondoli di Dodo, la S e la tartarughina, i soliti anelli e anche i soliti bracciali di Atelier VM, e poi ne ho uno che ho comprato a, cos'era? Palma di Mallorca. E il trucco, tra l'altro, vi voglio far vedere il trucco perché stasera mi piace particolarmente. Tenete conto che ci ho anche sudato sopra perché sono stata in scooter, sono stata in giro, fuori fa caldissimo, e devo dire che ha tenuto bene. La luce non è proprio un granché perché è una luce artificiale, ed è sera, quindi è buio, però il trucco è un po' sul rosato, e ho utilizzato una palette che è quella palette, l'unica palette che mi è rimasta, che è una palette di Colourpop che si chiama Cold Fox o qualcosa del genere. Aspettate che ve lo cerco, ve lo guardo perché non me lo ricordo. Si chiama... Stone Cold Fox, questa è la palette che ho utilizzato, che è l'unica palette che mi è rimasta, anche se in realtà ne ho comprata un'altra, quindi mio marito Andrea, quando tornerà in Arabia Saudita, me ne porterà un'altra, sono contenta così posso fare dei trucchi un po' diversi. E niente, adesso quindi mi strucco, mi sistemo, pigiama, e poi si va a nanna. Allora, diciamo che questa prima parte del vlog sarà una sorta di get unready with me, perché adesso vi faccio vedere come mi strucco e quali prodotti utilizzo. Utilizzo questo struccante bifasico di Puro Bio,
E poi faccio sempre un double cleansing con l'acqua micellare, questa qua, acqua micellare di Nux, di Nux Paris. Pensate, vediamo se riusciamo a farla mettere a fuoco perlomeno. Comunque questa era una mini size che mi è stata regalata. E stasera utilizzo anche, adesso vabbè, mi vado a struccare e poi faccio vedere che utilizzo per farmi la skin. Allora, dicevo, adesso mi sono struccata e vado ad utilizzare questi qua, che sono dei dischetti, si chiamano Glow and Refine, che sono dei peeling pads di Dalton Cosmetics. Me l'avevano mandati già un po' di tempo fa, ma non l'avevo ancora praticamente utilizzati, non avevo avuto l'occasione. In più, essendo un peeling chimico, molto leggero, però ero sempre un pochino, come dire, riluttante nel fare il peeling chimico. Questo è con acido glicolico e un pochino di acido lattico e acido citrico. E non l'ho mai fatto, ma ho letto che, siccome io, non so se l'avete mai notato, ma io ho quelli che in inglese si chiamano i milia, che sono in realtà i granuli di miglio che vado in italiano, ho letto che questa cosa potrebbe aiutarli, e quindi ho iniziato a fare questo peeling. Lo faccio soltanto una volta alla settimana, non lo faccio spesso, magari poi proverò ad aumentarlo magari a 2 volte a settimana, ma per il momento lo sto facendo una volta a settimana, e lo faccio il prima e poi faccio il resto della skincare poi dopo. Diciamo che tutte le volte che lo faccio sento un po' la pelle pizzicare, ma è una cosa normale, non vado mai vicino troppo agli occhi. Però siccome i granuli di miglio sono in questa zona, un pochino in questa zona volevo andare, perché ho letto proprio che con come dire, con questi pad posso cercare di, soprattutto con questo tipo di peeling chimico, posso cercare di eliminare questi granuli di miglio che ho vicino agli occhi. Non posso andare troppo vicino all'occhio chiaramente, però vado insomma quello che posso. Quindi ho iniziato a fare questa cosa, in realtà come dire, ripeto, non la faccio da tanto tempo, ho iniziato a farla proprio da pochissimo, sarà penso 2-3 settimane che ho iniziato a farlo. E tra l'altro voglio finire prima questi pad che sono appunto di Dalton Cosmetics, poi in realtà ho comprato anche un altro prodotto che ho visto che è stato consigliato da quel libro che di cui ho fatto la recensione, The Skincare Bible, questo qua di Pixi, che si chiama Glow Tonic. Non l'ho ancora aperto però, perché sto cercando di finire questo prima. E quindi niente, praticamente quello che devo fare è, per una trentina di secondi, passarmelo praticamente sul viso, ovviamente non ovunque, e poi semplicemente vado a fare, di solito me lo tolgo praticamente, mi faccio una sorta di risciacquo, perché non voglio tenere, siccome non è un peeling che posso tenere su tutta la notte, voglio poi togliere il prodotto diciamo dalla pelle. Però c'è scritto proprio, l'ho letto proprio nel metodo di utilizzo di questi dischettini, che proprio bisogna farlo per una trentina di secondi e poi pulire, ecco. Niente, quindi questo è il peeling, passaggio peeling di questa sera. Fase successiva è questo siero di Youth al retinolo. Tra l'altro me ne sono fatta comprare un altro da mia mamma in Italia, perché non sono riuscita a trovare un siero al retinolo qui, e quindi me ne sono fatta comprare un altro, perché questo qua sta per finire, non ne ho più tantissimo, e quindi volevo sostituirlo con qualcos'altro. E niente, faccio questo, faccio gli altri step, e poi diciamo che sono abbastanza base, nel senso, questo al retinolo lo lascio asciugare, poi metto su crema idratante, sto utilizzando questa qua di Dr. Organics. E poi come contorno occhi vado ad utilizzare questo qui, aspettate, no, questo è quello finito, questo qua di Imim, che è parte di questo duo che si chiama Age Defying Kit, che mi hanno mandato. E niente, adesso vado a farmi la skincare. Buongiorno a tutti. Allora, oggi è sabato mattina, mi sono vestita sportiva, perché poi dopo voglio andare in palestra. Tra l'altro questi leggings sono di Uniqlo e sono una bomba, ve li faccio vedere meglio magari allo specchio. Li utilizzo tantissimo per viaggiare, perché hanno la doppia tasca laterale, aspettate. Cioè, sono fatti in questo modo, li ho presi da Uniqlo, hanno la tasca di qua e la tasca di qua, e sono stracomodi per, soprattutto per viaggiare, perché di qua metto il passaporto, di qua metto il telefono e sono a posto. E poi vabbè, ho questo top sportivo di Nike e sotto un reggiseno sportivo di Under Armour, e basta. Adesso magari vado a mettermi ancora un paio di orecchini e niente, stamattina lavoro. Poi più tardi, penso verso magari prima di pranzo, vado in palestra, e poi alle 5 ho una cena italiano-messicana, siamo con la mia collega messicana, prepariamo del cibo per le nostre colleghe per festeggiare la fine dei nostri esperimenti, e devo mettere su quindi l'impasto per la focaccia. Allora, sono un attimo sconvolta, perché stavo scendendo le scale, stavo guardando gli orari per la cena di questa sera, e vedo orario per la cena dalle 5 alle 8 di sera. Sono rimasta un attimo così dicendo 5-8, ho detto ma quello sarà, io infatti ho pensato sarà il range di orario durante il quale bisogna arrivare alla cena,
così se uno non riesce per le 5 magari arriva un po' dopo. E onestamente poi parlando invece con la mia collega messicana, che andiamo a casa sua a fare questa cena, ho scoperto che in realtà la cena è dalle 5 alle 8 e sono rimasta tipo sconvolta. Ho detto, ma scusami, cioè essendo lei messicana e organizzando lei a casa sua, ho pensato, ho detto, nel senso, la cena è dopo le 8 di solito, no, basta, proprio vuoi farla presto, non so, 7, 7 e mezza, no? E, però alle 5 è veramente presto. E poi ho scoperto che siccome ci sono anche due ragazze australiane che vengono a questa cena, loro hanno detto che le 8 per loro è troppo tardi, perché loro vanno a dormire a quell'ora di solito, e quindi alla fine abbiamo dovuto farla alle 5. Il problema è che per me le 5 è veramente presto, nel senso, vi taglia il pomeriggio in pieno, e infatti adesso le dirò probabilmente che io per le 5 non ce la faccio ad arrivare, cioè io prima delle 6 non riuscirò, un po' per un motivo un po' per l'altro, anche perché, cioè nel senso, ho promesso che farò delle focacce e devo ancora andare a fare la spesa, quindi devo assolutamente trovare il tempo di andare a fare la spesa, comprare gli ingredienti e poi tornare a casa e fare la focaccia, e non esco adesso alle 9 di mattina a fare la spesa, devo aspettare almeno dopo pranzo. Il problema è che mi serve un po' di tempo per fare la focaccia è una cosa che serve un po' di tempo per fare la lievitazione. Io faccio di solito la ricetta quella per pigri, quindi la lievitazione è soltanto tipo 3 ore se non sbaglio, però se devo essere pronta alle 5 vuol dire che devo cominciarla stamattina, quindi significa che faccio colazione adesso e poi devo andare direttamente al supermercato a comprare la roba per la focaccia. Infatti mi scoccia un po' perché mi rompe un po' le scatole nella mattina, quindi vabbè, insomma, vediamo. Allora, mi sono preparata per uscire, sto andando a fare la spesa e vabbè, io sapete che quando sono vista sportiva di solito metto su sempre i Ray-Ban Aviator, questi qua li avevo comprati a Rimini secoli fa e hanno questo colore fighissimo fucsia che tende, che non so se lo vedete, che va verso l'arancione, e niente, quindi vado vestita così con la mia borsa di Vanessa Bruno e il sacchetto per la spesa a fare la spesa per questa cena, perché devo iniziare assolutamente a mettere su la focaccia, perché sennò non mi lievita in tempo. Tra l'altro mi fa ridere perché in realtà, pensando a questa cena, che è una cena italo-messicana, perché praticamente siamo io italiana e una mia collega messicana che abbiamo organizzato questa cena, che prepariamo il cibo, e farla iniziare alle 5 di pomeriggio mi sta proprio di uno ossimoro, cioè due cose che non stanno né in cielo né in terra insieme, e niente, quindi devo andare per forza a prendere, a fare un po' di spesa, e voglio fare anche un'insalata perché so che la mia collega ha preparato un sacco di cibo messicano pesantissimo. Io premetto che non sono una grande fan del cibo messicano, l'ho mangiato soltanto qualche volta e non mi è mai piaciuto, in più mi dà fastidio tutto quello che è speziato e piccante, non amo il piccante proprio, e quindi diciamo che la loro cucina per me è proprio va de retro, cioè nel senso no. E quindi credo che questa sera mangerò la mia insalata e la mia focaccia e poi magari assaggerò qualcosina, però devo dire che io proprio roba speziata e piccante non riesco proprio a mangiare, mi fanno stare male. Ho anche problemi per esempio con il cibo indiano, non amo il cibo indiano, le uniche volte che l'ho mangiata sono sempre stata male dopo, e perché usano troppe spezie. Il mio intestino non ce la fa. E niente, adesso vado a fare la spesa. Sono appena rientrata da fare la spesa, faccio vedere cosa ho preso perché so che vi interessa, non so per quale motivo sti svuota la spesa piacciono particolarmente, perché io non sono di solita, diciamo, guardare gli svuota la spesa delle altre persone, ma boh, sarà forse l'interesse nel capire che cosa c'è di disponibile qui in Arabia Saudita rispetto all'Italia, e magari quindi viene un po' la curiosità. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, questa è la mia spesa. Ho preso un pane con le olive, non è un granché, però insomma meglio di altri. Queste sono noci, ho preso 200 grammi di noci. Poi ho preso olive, fichi. Queste qua dovrebbero essere abbastanza buone perché dovrebbero essere dall'Arabia Saudita, quindi locali. Stessa cosa per quest'uva. Poi ho preso i kiwi e poi ragazzi avevano la mozzarella. Cioè ragazzi, erano quasi 4 mesi che non trovavo la mozzarella, oggi l'ho comprata e come vedete infatti ne ho prese 5 di mozzarelle. Pomodorini per fare la focaccia, poi ho preso un po' di frutta e verdura, di solito, no, questa è tutta frutta, scusatemi, verdura, di solito io cerco di fare un sacchetto solo così non uso troppi sacchetti di plastica, quindi faccio un sacchetto solo con tutto e poi loro pesano a mano ogni singola cosa. Quindi ho preso dell'insalata, dei pomodori, delle carote, cetrioli e mi pare basta. Poi ho preso la farina perché devo fare una focaccia adesso e poi lo zucchero. Ho preso questo perché il problema è che quando compro il pacchetto per esempio da un chilo non ho un contenitore per lo zucchero, quindi lo lascio nel sacchetto e in sto periodo ci sono degli insettini che si infilano dentro, quindi ho pensato di prendere questo che ha i sacchettini singoli, siccome non me ne serve tanto perché è soltanto per far partire la lievitazione della focaccia, posso usare una bustina sola, ecco. Tanto vabbè, questa insomma è carta, quindi un
po' meno inquinante, diciamo, della plastica. Allora, per la ricetta della focaccia seguo questa ricetta veloce, diciamo, di Fatto in Casa da Benedetta, che ho usato già un sacco di volte, e diciamo che non ci vuole tanto tempo per prepararla. Questi sono preparazione, cottura, temporale, eccetera. E questi sono la lista degli ingredienti che ho tutti, e tra l'altro ne farò una, penso di farne due di focacce, e ne farò una semplice e una con metà cipolle, metà penso pomodorini, adesso devo ancora valutare, e basta. Quindi questa è la ricetta che utilizzerò. Cioè, ragazzi, non potete capire la mia gioia nel vedere finalmente della mozzarella nel mio piatto. Comunque mi sto guardando And Just Like That e mi piace come stanno affrontando le nuove tematiche, perché è sempre stato comunque uno show, io non sono mai stata una grande fan, premetto questo, mi sta piacendo molto di più And Just Like That rispetto a prima. Mi piace un sacco la moda, oddio, gli hanno appena rubato la borsa, e, mi piace un sacco la moda, c'è un personaggio nuovo che mi piace un sacco come si veste. E il discorso è che, come si dice, mi piace come stanno affrontando nuove tematiche, come la questione dei generi, la questione ambientale, questione del lusso di seconda mano, eccetera. Allora, in questo momento non so perché ho questa pinzetta qua, comunque, sto lavorando, sono in questo momento alla mia scrivania, qua c'è davanti c'è un po' di casino, mi sono appena resa conto che avevo lasciato da fare delle analisi ad una mia collega, carinissima, mi ha aiutato a fare le analisi, peccato che siano tutte sbagliate, e quindi sto rifacendo tutto da capo, e quindi sono un po' disperata perché pensavo di togliermi questa cosa velocemente, dovevo soltanto fare fondamentalmente delle figure, e perché le analisi erano già fatte, invece adesso mi sono dovuta rimettere a rifare tutte le analisi perché erano tutte sbagliate, e niente, devo rifare tutto. No, quindi stasera mi sa che mi toccherà, cioè andrò a questa cena, starò un'oretta e poi mi sa che torno e devo finire sta roba. Infatti sono tipo in crisi mistica, perché speravo che questa cosa fosse stata fatta, nel senso la consideravo già fatta, perché questa mia collega è una coautrice del paper, e speravo fosse già fatta, invece devo rifare tutto. Infatti mi spiace un sacco perché si è impegnata tanto, però niente, devo rifare tutto, e quindi non so perché la mia macchina fotografica decide di mettermi fuori fuoco. Comunque, sì, mi tocca rifare, quindi adesso sto rifacendo analisi statistica e niente. Quindi speravo di riuscire ad allenarmi magari prima di andare a questa cena che ho, e in realtà starò anche poco alla cena perché devo finire questa roba. Buonasera, allora, sono tornata da questa cena, ragazzi, abbiamo mangiato come dei maiali, in tutti i sensi, nel senso che abbiamo mangiato, io ho fatto una focaccia con i pomodorini, poi avevo portato un'insalata perché ho capito che era tutta roba pesantissima, quindi ho detto c'è bisogno di qualcosa di più leggero, che così almeno, sai, aiuta un po'. Poi avevano fatto delle lasagne vegetariane, poi vabbè, c'era anche la versione quella non vegetariana, poi c'era una cosa che adesso mi sfugge come si chiama, era quasi tutto cibo messicano. Questo piatto era un piatto molto tipo cremoso, e ci ha messo dentro mi sembra il tofu, credo, no, l'allumi, dentro tocchetti di allumi, era una cosa cremosa con del mais, eccetera, eccetera, buonissimo. Poi c'erano delle tortillas nere, quindi non ho capito perché fossero scure, comunque nere. Poi cos'altro ho mangiato? Poi c'erano delle altre cose piccanti, io purtroppo non mangiando cose piccanti ho saltato alcuni dei piatti che c'erano. Scusate, mi ho dovuto bloccare la videocamera perché stava morendo, quindi sono venuta su e ho cambiato la batteria della fotocamera, così posso continuare questo vlog. E stavo dicendo che c'era una torta a forma di clownfish, vi lascio magari delle clip, mi sembra di aver registrato delle clip, quindi ve le metto prima, nel momento insomma in cui stavo facendo cena. E tra l'altro volevo far uscire questo vlog questa sera. Il problema è che adesso sto uscendo ad andare a camminare e poi dopo devo mettermi a lavorare. Vedo se ho tempo, ma non voglio neanche farlo uscire troppo tardi, che poi non ha senso. Forse preferisco a questo punto farlo uscire domani sera, come video extra, perché ve l'ho detto che voglio provare a fare questa cosa se riesco a caricare 3 video a settimana anziché 2 video a settimana. E quindi ci sto provando, e quindi questo weekend volevo farne uscire un altro. Mi ero dimenticata, tra l'altro avevo detto all'azienda con cui insomma è questo video in collaborazione, che avrei fatto uscire questo video sabato sera, ma secondo me ha poco senso perché la gente sabato sera esce, e siccome ho ancora tempo questa settimana lo faccio uscire domenica sera anziché stasera. E perché ho proprio paura che insomma non se lo guardi nessuno. E niente, quindi adesso sto aspettando che finisca di caricare un po' il telefono, perché avevo il telefono morto. Poi esco, faccio una passeggiata, ma proprio giusto quella 40 minuti, giusto per buttare giù la cena, perché sono, mamma mia, io non sono abituata a mangiare così pesante, perché la roba che cucino io è sempre super
senza condimenti, non ci metto praticamente niente. Tenete conto che io sono cresciuta in una famiglia in cui il condimento, quello più pesante che si può mettere, è l'olio con un po' di sale. Cioè, nel senso, non ho mai messo spezie, non ho mai mangiato speziato, non amo il piccante, tutte queste cose. Quindi dopo aver mangiato queste cose molto elaborate a cui non sono abituata, devo un attimino buttarle giù prima di andare a dormire, perché sennò, a parte che devo ancora lavorare per non andare a dormire, però in generale anche andassi a dormire sarebbe troppo pesante. C'ho proprio una pancia che sembro tipo incinta di 8 mesi. E niente, quindi vado a camminare un attimo, vedere se riesco a buttarla giù. Anche se in realtà fuori ci sono comunque 38 gradi, anche se sono le 9 di sera e buio pesto, non so se vede che buio pesto fuori. E niente, quindi adesso vado a farmi una passeggiata e poi rientro, doccia, poi mi metto a lavorare che voglio finire una cosa prima di domani. E niente, poi vado a dormire.